Io avevo il dubbio che questo momento sarebbe potuto arrivare per me, perché era un momento che avevamo immaginato qualche anno fa e lo amo anche costruito nel tempo, nel palazzo, nel Parlamento, nella quotidianità, con anche i ruoli istituzionali sul territorio che abbiamo svolto con grande dignità e con grandi risultati. Il 2 di aprile del 2011, l'abbiamo visto all'inizio di questo incontro, proprio con Nello Di Pasquale lanciammo il Movimento Politico Sicilia Vera. Abbiamo fatto grandi battaglie, forse fin troppe, in Parlamento, come ogni tanto il professore Taormina mi suggerisce e mi ricorda. Abbiamo detto no alla svendita dei beni immobili, ci siamo messi di traverso su una serie di ruberie nel bilancio della Regione, abbiamo detto che il bilancio era falso, abbiamo detto che non bisognava consegnare 9.000 persone della formazione professionale agli enti di formazione professionale gestiti da sindacalisti, da politici, nei quali c'è anche la moglie, c'era la moglie del Presidente Lombardo, dipendente della formazione, per sapere di cosa si parla. Abbiamo toccato tutti questi lobby, li abbiamo combattute e quando Sicilia Vera con l'amico Nello Di Pasquale e tanti altri amici consegue all'improvviso, alla prima uscita, già il 3% all'amministrativo del 2011, dopo i risultati a giugno del 2011, De Luca viene arrestato con un mandato d'arresto firmato 22 gennaio 2011, signori miei. Cioè è stato tenuto, mi è stato anche preannunziato a marzo del 2011, quando mi scontrai di frente con Lombardo, ho detto no, non intendevo ritornare indietro, sono andato avanti e questo non ve lo dice oggi rinviata a giudizio De Luca, lo ha stabilito la Cassazione il 20 dicembre del 2011, quando ha annullato le porcherie del quadro probatorio indiziario, anzi indiziario messo su dalla Procura della Repubblica di Messina per arrestarmi. De Luca non poteva essere arrestato, lo dice la Cassazione, ma lo dice la mia onestà e lo continueranno a dire le mie battaglie, su questo non ci sono dubbi. E allora vedremo col tempo se poi De Luca ha commesso qualche errore, per carità. Sapete, in un comune di 1.000 abitanti dove si riescono a mettere su in 8 anni quasi 200 milioni di investimenti pubblico e privato, da un comune di 1.000 abitanti dove si riesce a mettere d'accordo oltre 15 comuni per fare una metanizzazione che non si era mai fatta di a malapena 130 milioni di euro, l'unica gara fatta negli ultimi 5 anni, la più importante gara fatta in Sicilia senza l'intermediazione politico-mafiosa e ne ho pagato le conseguenze, cari miei, perché mi è stato chiesto di poter fare le cose in un certo modo e ho detto no. Cari miei, poi la politica del fare si paga prima o poi e io l'ho pagata e ho detto a qualche giornalista poco fa che mi continuava a dire e a insistere, ma lei che è rinviata a giudizio, ma perché si candida al Presidente della Regione? E ho detto io, ma perché io non mi dovrei candidare al Presidente della Regione? Qual è il mio problema? Non ho capito. Io mi sento rinviata a giudizio, nel senso che i siciliani esprimeranno il loro giudizio sulle mie battaglie, sulle trappole che ho subito e sul progetto che siamo riusciti a mettere assieme e vedremo il 28 di ottobre qual è il giudizio che si esprimerà sul mio conto. Questa è l'unica attesa di giudizio che io oggi ho ed è un giudizio che avevo chiesto già da anni con le mie battaglie e che ovviamente oggi abbiamo concretizzato in una proposta politica di grande discontinuità e che il 28 ottobre i siciliani potranno valutare e giudicare rispetto a quelle che sono i candidati, i quadri che si sono presentati, che non sono frutto che di quelle scompaginazioni, di quelle faide politiche che in questi anni hanno banchettato attorno, anzi al tavolo del potere, perché una delle anomalie che in questi anni abbiamo subito è che c'è stata la capacità di portare al banchetto del potere e delle clientele politiche tutto l'arco costituzionale, che dopo
proprio perché non si sono messi d'accordo sui grandi affari, perché lo abbiamo detto in Parlamento e lo ribadiamo, la lite pacusa non è stata una lite politica, si sono dilaniati tra di loro, sempre con un perno principale che ha avuto la capacità di fare girare attorno a se stesso affari, politica e probabilmente mafiosità. Quando non hanno trovato più l'equilibrio si sono continuati a ammazzare tra di loro e oggi hanno avuto anche la capacità di presentarsi agli elettori siciliani con un quadro e uno schema ben preciso, che ovviamente non è uno schema che viene compreso nell'immediato, perché questo schema dovrebbe presupporre che comunque chi ha avuto la capacità di porsi distante da certe posizioni dopo che ha avuto la capacità di crearli, domani dovrebbe comunque condizionare il sistema, perché un risultato sicuramente in Sicilia si otterrà. Chi vincerà le elezioni non avrà la maggioranza per governare la Sicilia. Noi per la prima volta nella storia avremo un presidente della regione che non avrà la maggioranza in Parlamento. E allora chi è il trasformista dei trasformisti che in Parlamento sta tentando di arrivare utilizzando chi da bambino ha fatto usi e abusi di determinate cose che non ci riguardano, perché io non capisco cosa oggi c'entrano certi temi su quelli che sono profili personali, utilizzi di droghe. L'argomento che si fa a gara per utilizzare di più, per la serie io sono più pulito perché sono stato, mi lavo con Perlana, ma vi dico francamente, perché quando ci affacciamo a una campagna elettorale si utilizzano tutti gli argomenti ma non quelli specifici della campagna elettorale e soprattutto non quelli che riguardano la responsabilità politica di ognuno di noi. A questa giornalista poco fa ho chiesto: ma scusi, ma perché lei non mi chiede come ho fatto, perché ho fatto, cosa ho ottenuto con 5.000 emendamenti nella finanziaria 2010, con i 4.000 emendamenti nella finanziaria 2011, perché lei non mi chiede quali sono state le battaglie e i risultati che ho ottenuto in questi anni, perché non mi chiede perché non mi sono allineato in quel palazzo e ho fatto battaglie in solitudine per tanti anni, perché non mi chiede come ho rotto e perché con l'MPA quando si è trattato della riforma dei rifiuti e ho detto no a quella riforma perché avevo un'impostazione mafiosa della gestione dei rifiuti e sarebbe stata fallimentare, come ora si è dimostrato. Perché non mi si fanno queste domande quando invece mi si chiede solo perché mi sento ad avere titolo nel fare una campagna elettorale? E perché io non avrei titolo a fare la campagna elettorale? Non sono un siciliano che ha lavorato sul territorio in questi anni e ha rifiutato costantemente le proposte del potere. Io quando ho fatto scelte radicali in Parlamento avevo ruoli importanti, ero vice capogruppo, ero vice segretario di partito, ero capogruppo, quando consentì anche a chi fa abuso di stupefacenti, perché lui è stupefacente, gli consentì di fare il gruppo in Parlamento, allora si chiamava Forza Banana, anzi Forza del Sud, e mi dimisi dopo 6 mesi perché mi sono reso conto che c'era una finta lite tra lui è Lombardo e che io dovevo appunto sostenere in aula, dopodiché erano d'accordo sugli affari. E certe nomine anche fatte in questo periodo, e parliamo anche dell'emergenza rifiuti e soprattutto anche delle risorse energetiche, dimostrano che erano sempre d'accordo e che tutto era una grande finta. Tant'è vero che alla fine sono tornati assieme. E sono in questa battaglia assieme, per perdere ovviamente, perché comunque l'interesse che ha chi ha governato finora è cercare di esserci in Parlamento con un gruppo di parlamentari per condizionare il prossimo presidente della regione. E allora il quadro comincia a essere più chiaro. Noi, anzi, mi permetto di dire, io sono diverso. Io sono il diverso. Non cosciente. Io sono il diverso, noi siamo diversi perché non abbiamo accettato in questi anni di farci corrompere dalla politica mafiosa del palazzo. Ecco perché io sono diverso e magari l'altro è un cinto diverso o è un volgare diverso, della quale diversità non ce ne frega un cacchio, cari miei, ce ne frega di gente che non le sue spalle, non gliene il suo culo, gliene le
problema. Allora, diciamolo una volta per tutte, Franco, e a tutti quanti. Io ho detto già, l'ho detto un mese fa, che sono disponibile a fare un passo indietro, visto che oggi c'è la mania o la smania di essere, di candidarsi o autocandidarsi alla presidenza della regione. Io dico che a questo percorso non mi sono improvvisato. È dal 2007 in questa sala, voglio ricordare a me stesso, ma anche a chi era presente, che il 31 marzo del 2007 nacque l'associazione Sicilia Vera, che poi si trasformò in movimento politico il 2 di aprile del 2011, e quindi De Luca non è un improvvisato, perché la sua storia, non solo giudiziaria, ma soprattutto quella politica e di amministratore, lo dimostra. Ma nonostante tutto, De Luca ha detto anche agli altri, che si sentono magari utili al Signore, forse per cercare di ricavarsi un posticino in qualche listino. Beh, io a questi signori però non permetto, caro Franco, di dichiarare minchiate sui giornali. E questo lo voglio sottolineare. Io sono venuto ovunque e ho detto sempre pronta a fare un passo indietro sulla mia persona, a condizione che il progetto di rivoluzione vada avanti, perché qua non è un problema di persone. È un problema di progetto, è un problema anche riguardante la nostra etica e il nostro coraggio, perché lo voglio dire a qualche amico che è presente in questa sala, la rivoluzione con la garanzia di essere eletto non si può fare, la rivoluzione si fa senza garanzie, e se siete bravi conquistatevele le garanzie. Troppo facile fare le rivoluzioni con la garanzia. Ma che cazzo di siciliani siete? Questo lo voglio dire una volta per tutte. Mi candido se sono garantito. Ma da cosa? Che allora vatta a far fare. Vatta a fare. Volevo usare. Possiamo stare, va? Ma vatta a far rendere schiavo, consegnati a chi vuoi. Non sei un rivoluzionario. E questo vale anche per chi oggi dice di non poter fare questo progetto perché non ho avuto risposte dagli altri, parlo dei candidati alla presidenza della regione non allineati, che non fanno parte di questo quadro. Beh, io ho ribadito e lo ribadisco oggi. De Luca ha detto in tempi non sospetti che per fare la rivoluzione è pronto a fare un passo indietro come persona, ma una condizione però, l'ho detto sempre e lo ribadisco. Se c'è un siciliano che abbia le caratteristiche, i connotati, gli attributi più di De Luca per fare il candidato alla presidenza della regione di un gruppo di rivoluzionari, ben venga, io faccio 10 passi indietro, ma se questo non c'è, io ne faccio 10 avanti, e chi vuol venire venga. Ora ci siamo stanciati di questi giochetti, una volta per tutte. Lo sappiamo che già oltre un mese fa in qualche segreta stanza era già stato chiuso qualche accordo, e l'unico oggi mandato che ha qualche pseudo rivoluzionario è solo quello di tenere bloccati degli amici fino all'ultimo secondo per non farli andare via o per non farli andare magari nel progetto Rivoluzione Siciliana, e questo già otto mesi fa se li è svenduti con un posto nel listino. Basta, smascheriamoli, ora ti vuole fare la rivoluzione, venga, siamo pronti, se ha, ripeto, le caratteristiche migliori di De Luca, ben venga, io faccio un passo indietro ma rimango nella rivoluzione. Diversamente oggi si parte e i veri rivoluzionari vengono e chiudiamo finalmente le liste alle quali stiamo lavorando. Non c'è altra soluzione, tranne che volete fare altro, ma anche noi possiamo decidere di fare altro. E io non è che non mi rendo conto di certi giochetti o anche di certo malessere che viene manifestato, siccome il problema non è personale, lo ribadisco, il problema è di progetto. Però che cosa significa? Che tanti amici oggi che rappresentano altre sensibilità, ma rappresentano sensibilità serie, giuste, vere,
messo da parte le stronzate ideologiche e stanno facendo una scommessa invece realmente sulla Sicilia, sulle cose da fare. Ognuno di noi non si è messo sicuramente a guardare l'altro sul proprio percorso e sulla propria esperienza politica e ideologica, che viene poi sempre utilizzata quando si deve fottere il popolo. Quando si deve fare questo spuntano le ideologie e si dice ma quello è di estrema sinistra, quello è di estrema destra, e quindi cosa? Ma dopo ormai francamente la vergognosa legislatura alla quale abbiamo assistito, dove hanno amministrato destri e sinistri tutti assieme in una grande orgia, ma che hanno partorito poi il Micciché di turno e il Crocetta di turno, quindi un'orgia diabolica e schifosa. Ma che cosa oggi vi ponete come problema ideologico? Ma smettetela! Non avete mai affrontato seriamente i problemi del palazzo. Allora, rispetto a tutto questo, è ovvio che si va avanti, e si va avanti sul progetto, e il progetto non è De Luca, attenzione, questo lo voglio anche precisare. Il progetto è creare invece in assemblea un gruppo di parlamentari che non è schiavo della casta e non è stato eletto perché indicato o supportato da certe lobby economico e mafiose. Questo è il vero progetto di rivoluzione siciliana, perché se De Luca da solo è riuscito in tanti anni a fare battaglie, a tenere bloccato il Parlamento giorni interi, ma ovviamente riesce a ottenere pochi risultati perché da solo, e poi da solo viene ammazzato, perché nel palazzo se rimani da solo ti ammazzano prima o poi. Se sei fuori, non incidi, quindi non hai voce, non ti segue nessuno, i media non ti ascoltano. Io mi sono dovuto anche spogliare per farmi seguire dai media, però l'ho fatto per rompere quel muro di omertà mafiosa anche nei mass media, cari miei. Non l'ho fatto perché volevo fare vedere la mia trippa, chiaro? Allora, rispetto a tutto questo, il progetto è riuscire a portare un gruppo, a costituire un gruppo all'assemblea che finalmente sia libero, affrancato da certe logiche e da certe schiavitù. Per fare questo, De Luca è a disposizione. Però se è Di Pasquale, se è Peppe Nappa o chiunque sia che se la sente di affrontare i rischi di questa guerra, perché guerra è, ben venga, perché tanto noi puntiamo al risultato. Certo, vogliamo anche pensare e sognare che riusciremo ad avere anche la maggioranza e magari il nostro candidato presidente diventerà presidente. Beh, non sono io ambizioso, quindi può venire chiunque, sogna anch'io che potremmo vincere le elezioni, ma sono certo che quello diventa espressione della nostra rivoluzione. Quindi non c'è un problema personale, anche se penso in grande, cari miei. Non c'è nessun problema. Ma rispetto a questo, se l'obiettivo finale è quello di finalmente avere, e questo guardate che è una rivoluzione, perché non esiste, non è mai esistito un gruppo parlamentare che non è in Sicilia espressioni di lobby o mafiose o di interessi o massoniche, cari miei, ve lo assicuro, l'ho subito io sulla mia pelle, no, non avete idea quello che ho subito. Però già questa è la rivoluzione. Però vi immaginate un gruppo di 4, 5, 6 parlamentari che comincia veramente a marciare dritto per demolire questa schifezza di regione siciliana. Vittorio, io sono d'accordo con te. A noi non piace questa regione siciliana, guarda, perché è diventata una lobby politico-affaristica e mafiosa, te lo assicuro. Che ti uccide se non ti allinei, che ti uccide se non ti prendi l'osso che ti offrono, se ti uccide se rifiuti i 10 posti nella formazione professionale che ti offrono, che ti uccide se ti offrono i posti nei consigli di amministrazione delle società partecipate, che ti uccide se non dici sì signore, tu sei il padrone e io sono il tuo servo. Questa è una regione che noi non vogliamo, la vogliamo demolire. Vogliamo modificarla proprio nella genesi e oggi
anche politica amministrativa, perché rende schiavi i parlamentari, rende schiavi chiunque viene eletto e chi ovviamente non ha da questo punto di vista la capacità e la libertà di esprimere effettivamente il mandato che gli è stato affidato dal popolo siciliano. E allora, se questo è l'obiettivo, e ho già chiarito una volta per tutte che, essendo questo l'obiettivo e il progetto va al di là della persona che lo rappresenta, allora due sono le cose, non tre, due, e lo voglio dire chiaramente e con massima trasparenza. O noi, come io e da mesi che faccio, Calderone mi è testimone, ma tanti altri, io non ho cambiato linguaggio, mi pare, in questi mesi. Non è che l'incontro con Crocetta mi ha contaminato, no, non mi ha contaminato. Lo sapete perché l'ho incontrato? Non lo sapete, ve lo dico. Perché sono stato prestato per farlo. E io l'ho fatto non perché ho subito la pressione, attenzione. Perché certi signori e certi ambienti, se ti schieri con loro, sei pulito, lavato con perlana, non esiste la fedina penale, non esiste il rinvio a giudizio, sei perfetto, eccezionale. Se non ti schieri con loro, diventi mafioso, sei un rinviato a giudizio che deve stare a casa perché ovviamente non hai accettato certe coperture. Volevo spiegare e dimostrare alla Sicilia ancora come gira il mondo. De Luca, quando ha incontrato Crocetta, era un bravo amministratore e ora è uno dei migliori parlamentari, quando comunque ha detto a quell'incontro che non era interessato a certi voli strani, e allora è diventato rinviato a giudizio che non avrebbe titolo a candidarsi al Presidente della Regione. Guardate un po'. Guardate un po'. E no, no, la nostra sia l'isola della farsa, ma fino a un certo punto. E allora, se questo è l'obiettivo, noi, ripeto, abbiamo due strade. Andiamo avanti fino in fondo. Tutti quanti la smettano, però, di fare i leader o presunti tali, il primo io, attenzione. E allora, aggrediamo una volta per tutte queste forze che finora separatamente abbiamo tentato di rappresentare, sicuramente un disagio, sicuramente un malessere, sicuramente l'iniziativa di ognuno di noi è nobile, non ci sono dubbi, però ora dobbiamo andare alla sintesi, perché se le premesse ci mettono d'accordo, non capisco perché le conclusioni non ci possono mettere d'accordo. Bravo! Questo è un problema che io non comprendo più. E come è stato con Vittorio Sgarbi, ma anche con Roberto Fiore, con gli altri amici che hanno scelto una strada diversa, come Martino Morsello, dei Forconi, come è stato anche con Sicilia Vera, che ha fatto battaglie in questi anni, ha rappresentato l'unica voce isolata in Parlamento all'interno delle istituzioni, con tutto il rispetto, rappresentata sì da un solo parlamentare, ma comunque rappresentata il Parlamento. Abbiamo fatto tutti un passo indietro sul nome, sul cognome della lista, non abbiamo fatto altro che prendere la nostra martoriata Sicilia, porre l'accento ed esprimere un progetto, un concetto, quello del nostro malessere ma istituzionale. Allora, una rivoluzione per cambiare le istituzioni all'interno delle istituzioni. Non c'è scritto né De Luca, né Sgarbi, né Fiore in questo modo, c'è solo un concetto: rivoluzione. E allora non capisco quali sono poi i problemi che nascono su questo concetto. E quindi ognuno che vuole un pezzo del suo simbolo, un nome del suo simbolo, come se alla fine il risultato fosse condizionato da un pezzo del nostro simbolo. Ma non significa rinnegare i nostri percorsi, le nostre storie, anche belle storie che io non conoscevo e che oggi conosco e delle quali, vi dico francamente, mi si affascina sempre di più, e lo voglio dire nei confronti degli amici di Forza Nuova, ma lo voglio dire anche nei confronti di Vittorio Sgarbi, che francamente hanno fatto oggi, rispetto anche ai loro percorsi, mi permetto di dire, non un passo indietro, a che ne hanno fatto 10 avanti. Ha portato la lanterna di Diogene.
acqua, perché bisogna trovare nell'arco di una settimana l'uomo più giusto, naturalmente molto più giusto, migliore rispetto a De Luca, in condizioni di incarnare questo progetto rivoluzionario. Lo ha portato, ha portato la lanterna, ce l'ha donata e ci ha detto: per una settimana ve la do, poi venga a prendermela. Quindi significa che se in questa settimana, attraverso questa lanterna, spunta finalmente l'uomo giusto rispetto al pregiudicato De Luca, ben venga, se no vuol dire che è pregiudicato De Luca, va avanti insieme a tutti quanti, senza discussione, perché io non divento strumento di nessuno e non consento a nessuno di trattarsi il listino con la mia pelle e con la pelle di questi amici. Non lo consento, assolutamente no. Fatto questo, ed è la strada per me maestra, sulla quale io non ho problemi, e ve lo dice uno che il sapore del palazzo lo ha sentito, io dico il dissapore, perché guardate, per un inquilino del palazzo fare scelte di rottura, anche nel momento in cui le fa, sceglie di fare un passo delicato che ancora magari neanche i miei parenti intimi hanno capito. Io perché mi sono dimesso da parlamentare 2 mesi fa? Ricordo Vittorio Sgarbi tentò di rintracciarmi perché voleva sapere perché mi ero dimesso. Ma perché gli ci hai strappato, non si sa, 50.000 euro, 100.000 euro? Perché io mi sono dimesso, guardate, quando ancora le elezioni anticipate non erano state stabilite. Voi sapete che un parlamentare tra stipendi e altro va oltre 10.000 euro mese nette. E allora tenete conto, se io mi sono dimesso 2 mesi fa, fino al giorno delle elezioni si prende lo stipendio. Io ho strappato allora, e sono stato fortunato, perché ci sono state elezioni anticipate, quindi sono stato fortunato e ho strappato un assegno di 60.000 euro, così. Quanti di voi chissà l'avrebbero fatto, avrebbero strappato un assegno di 60.000 euro? E pensate se invece se non c'erano elezioni anticipate, avrei strappato un assegno di almeno 150.000 euro. Ma siccome io avevo iniziato quel percorso di rottura col palazzo e ho lanciato definitivamente quella che era un'idea di reazione a questo sistema, e cioè una sfida nei confronti del palazzo, ritenete che fosse un ragionamento serio che lo stesso inquilino del palazzo lanciava la rivoluzione contro se stesso? Mi sono dimesso e vaffanculo, tanto non si faceva più niente in quel Parlamento. Ah, qualcuno mi presterà i soldi della campagna elettorale, pazienza. Pazienza, ecco che inizia il percorso. E un altro record l'abbiamo avuto: l'unico parlamentare nella storia del Parlamento siciliano che si è dimesso volontariamente è stato Catena De Luca. Consentitemi, ma è stato Catena De Luca. Come diceva Pirandello, così è se vi pare e così comunque sarà, senza discussione. Ma rispetto a questa strada, che è la strada maestra, c'è la subordinata, e se la vogliamo trattare, trattiamola, ma non trattiamola separatamente. Cioè, se questo gruppo, e questo gruppo deve ormai articolarsi nel giro di una settimana in termini definitivi, perché noi ad oggi abbiamo già avuto la disponibilità di oltre 50 candidature, ce ne vogliono 80, ma non c'è il problema, si arriva tranquillamente, ma è ovvio che se dobbiamo definire una volta per tutte dei ragionamenti e fare sintesi con chi finora parallelamente ha lavorato allo stesso obiettivo, dobbiamo farlo velocemente, perché entro il 15 si deposita, si depositano i simboli, e entro quella data va chiusa la partita, al di là se è De Luca o, ripeto, è Nicola o Filone. Quindi rispetto a questo il problema del candidato alla presidenza della regione non c'è, abbiamo detto, però la variante, volete una variante perché ritenete che comunque, essendo De Luca un uomo sconfitto in partenza, che non può vincere le elezioni, e quindi siccome poi noi ultimamente abbiamo perso la nostra sicilianità e siamo piano piano diventati sempre più ascari, e spesso purtroppo l'ascarismo comincia a diventare preponderante rispetto alla nostra passione, rispetto al nostro coraggio di siciliani, e allora, visto che questa situazione avanzata di ascarismo rispetto al nostro sicilianismo sta avanzando sempre di più dentro di noi, preferiamo non metterci sotto l'ombrello
di un uomo che tecnicamente, attenzione, sembra sconfitto perché comunque non potrebbe vincere le elezioni, non potrebbe diventare presidente della regione, e allora preferiremmo magari quantomeno avere un ombrello di schierarci con chi potenzialmente potrebbe vincere, ma portando avanti sempre il progetto della rivoluzione. Ma scusate, io vi ho detto che come non ho problemi con l'amico Di Pasquale, non ho problemi con Tizio Caio Semproni, perché è il progetto che ci interessa, figuratevi se ho problemi nel far prevalere in questo nostro ragionamento quello che comunque potrebbe essere oggi un sentimento poco nobile rispetto al coraggio e agli attributi che ci vorrebbero per andare fino in fondo. Basta che attecchisce il progetto, basta che nasca finalmente questo gruppo di non allineati, anche se in un'area, se volete, se lo volete fare. Però anche su questo consentitemi una condizione chiara: io non rinuncio per un progetto che tende a sostenere comunque chi è stato convivente e connivente di Raffaele Lombardo, nel senso che è corresponsabile dello sbascio nella quale ci hanno lasciato la Sicilia. Quindi non portate e non suggeritemi strade che portano esattamente presso questi personaggi o presso chiunque faccia riferimento, faccia il pupetto nelle mani del puparo. No, a quello ve lo dico molto francamente, preferisco non candidarmi, quindi che nessuno si permetta di dare questi suggerimenti, perché sono suggerimenti che ammazzano il progetto rivoluzionario e di conseguenza comunque con quella storia e con quei personaggi bisogna chiudere. In conclusione, noi avremo modo di approfondire, lo abbiamo fatto già in tante circostanze, cosa intendiamo rivoluzionare la Sicilia, perché i temi sono ovviamente ampi, lunghi, ma sono anche poi temi che abbiamo affrontato nelle nostre battaglie parlamentari. Lo abbiamo fatto per la formazione professionale, l'abbiamo fatto per la forestale, l'abbiamo fatto per il precariato, l'abbiamo fatto per tutte quelle vergogne, ma non sono vergogne soggetti, sono vergogne perché chi le ha create poi le ha abbandonate a se stesse. E quindi ci troviamo noi con 60.000 precari abbandonati a se stessi, ci troviamo con 28.000 lavoratori della forestale abbandonati a se stessi, ci troviamo con 9.000 operatori della formazione abbandonati a se stessi e senza nessuna più cautela. Tutti questi sono stati i temi che abbiamo affrontato perché avevamo le soluzioni per farlo. Abbiamo fatto il libro bianco degli sprechi della regione siciliana nel 2009, da quale è emerso chi erano le lobby dietro determinate spese e ovviamente chi ci stava dietro a determinate spese. Il circuito del mito è risaputo, che veniva gestito per esempio da una certa frange di Future Libertà. E caro Vittorio, il circuito del mito, tu sai cos'è? Se era una spesa media di circa 200 milioni di euro l'anno per fare puttanate in giro, spettacoli e quant'altro, e uno spettacolo dal valore di 10.000 euro alla regione siciliana costava 50.000 euro, perché in quella impostazione c'erano pseudo direttori artistici, c'erano probabilmente, perché questa è l'inchiesta che sta emergendo, c'erano anche consulenze strane e c'erano anche escort. Ed è uscito qualche mese fa questa ulteriore indagine ed era tutto il ramo di Future Libertà, pare, che gestisse queste risorse, ma noi lo sappiamo nel Parlamento, perché per avere poi assegnato lo spettacolino dovevamo rivolgerci a un onorevole ben preciso, per esempio in provincia di Messina, e a un altro onorevole ben preciso in provincia d'Agrigento, perché erano loro che gestivano le risorse del circuito del mito. Ebbene, come è finita l'inchiesta? Non si sa, sono usciti i grandi titoloni, dopodiché tutto si è insabbiato, per esempio. Ma io credo che se venisse introdotto in Sicilia il reato di inettitudine politica o quello proprio di ladro di sogni e di speranze, credo che il Parlamento siciliano andrebbe a finire tutto dentro con tutti i suoi governanti, cari miei, senza dubbi e senza discussione. Quando noi
facciamo basta a queste cose, le potremmo chiamare con nome e cognome, li potremmo declinare, perché guardate che non c'è cosa più bella che capire la logica di un bilancio in un ente. Perché nel bilancio, dietro ogni capitolo, c'è un nome e cognome. In Sicilia c'è una lobby. Come tendi a toccarla, c'è la reazione. E allora smantellare la regione siciliana su questo, e questa è la nostra missione, smantellare questo sistema lobbistico e consegnare al territorio, alle province e ai comuni, quella che è la effettiva titolarità della gestione e di quelle che è poi il destino dei territori. Perché voi pensate che io anche vengo messo sotto accusa perché un direttore generale dell'urbanistica nel 2008 aveva dato un certo parere, dopodiché a settembre del 2010 viene chiamato e dice di aver sbagliato perché non era quella l'interpretazione che aveva dato. Guarda caso, quel direttore generale era un servo di Lombardo che l'aveva nominato, cari miei. Lui è un altro ancora del territorio ambiente. Strane coincidenze. E subito dopo io litigo e dico no, definitivamente, al presidente Lombardo. Allora, se noi vogliamo evitare anche che altri abbiano il mio problema, e cioè che le leggi e i regolamenti in Sicilia vengano fatti solo per dare il diritto di ultima parola e di sentenziare a questi dirigenti, la maggior parte veramente schifosi, mafiosi, che costano più dei parlamentari e che non spendono una lira, un euro per essere eletti e che vengono nominati in quanto servi della politica, altro che derattizzazione di chi fa uso di droghe, perché noi prima dovremmo derattizzare il cervello della classe politica che nomina certe schifezze come direttori generali, cari miei. E allora quando finalmente si rompe quella logica, e cioè di questi signori che senza capacità vengono nominati dalla politica, allora avremmo fatto già un'altra rivoluzione, perché avremmo impedito agli imprenditori, a chi non si allinea o a chi non si è più allineato, di essere magari tartassato, di essere massacrato da quel soggetto che viene individuato dalla norma unico vero interprete, depositario della verità, che magari a distanza di anni, perché è cambiato il quadro politico, dice di aver sbagliato o dice di essere stato indotto in errore, o peggio ancora dice di aver subito pressioni per dare certe interpretazioni. Anche questa è la rivoluzione, liberare gli imprenditori da questi taglieggiamenti e da questo pizzo legalizzato, cari miei. Abbiamo citato solo alcune cose. Allora, in conclusione, io credo che non dobbiamo assolutamente avere timore nel affrontare questo percorso, perché come è stato già ben detto c'è lo spazio, nel senso che comunque c'è oggi una reazione, un sentimento di rivalsa nei confronti di chi ci ha ridotto in queste condizioni. Saremo bravi a conquistare questo spazio, perché nel 2008 non c'era, nel 2006 non c'era, vi dico io stesso francamente, nel 2008 non avrei mai fatto un'operazione del genere, perché uno si deve rendere conto anche quando è il momento, e quando soprattutto il popolo matura piano piano, che è il momento e che matura quella reazione estrema. Oggi è così, oggi c'è una reazione estrema, perché ovviamente chi ci ha governato in Sicilia ha fatto di tutto per suscitare e infiammare la reazione estrema. E allora qua sta il dilemma finale, cari miei, se c'è lo spazio, se strategicamente la Sicilia è pronta finalmente, è predisposta ad andare al di là degli schemi, ma noi abbiamo la capacità ora di conquistare un pezzo di quello spazio, o dobbiamo continuare a scimmiottare chi da un punto di vista magari di consenso elettorale, perché ha gli strumenti, perché ha le clientele, perché ha la mafia, dobbiamo continuare magari ad imitare con strani giochi e giochetti questi personaggi senza avere gli stessi strumenti, solo perché alla fine la rivoluzione noi la facciamo se c'è la garanzia. Ma allora io che sono cretino, cioè io perché ho dovuto fare tanti anni di battaglia in Parlamento? Fisicarono, mamma, che me l'ha fatto fare? Mettermi contro questi sistemi, contro la lobby della formazione,
contro la lobby dei rifiuti, perché quando sono fatti dei moralizzatori perché c'era la mafia dietro. Non è che hanno detto che non l'hanno fatti perché non si sono messi d'accordo a Catania se li devono fare nell'aria industriale a Paternò, questi signori, perché non lo dicono, perché non lo dicono, e no, non si può dire. Quindi non si doveva favorire la mafia. E le discariche, tutte le discariche per le quali si discute e ci sono tanti ragionamenti, oggi aver accentuato le discariche, ma chi c'è dietro? Catena De Luca dietro le discariche, signori miei, che è stato fatto un piano regionale dei rifiuti, non solo che fa schifo, perché ricordatevi quello che vi dico, dall'1 di novembre di quest'anno la Sicilia si trasformerà peggio della Campania, perché scade la gestione commissariale, scade la gestione di questo sistema negliato e non ci sarà più nulla. Noi saremo abbandonati nella munnizza. Ecco perché Lombardo se n'è andato, non se n'è andato per la vicenda giudiziaria, se n'è andato perché è rimasto prigioniero delle sue stesse nefandezze finanziarie e amministrative, se no neanche con le pompe l'aveste cacciato da là, ve lo assicuro, neanche con le pompe. Allora, rispetto a tutto questo, e chiudo, la scelta va fatta in coerenza con quelle che sono state, per quanto mi riguarda, battaglie fatte in tempi non sospetti, per cui il mio pedigree, da questo punto di vista, non ha nulla da invidiare ad altri. Se qualcuno però vuol controllare il mio pedigree per altri profili, e là mi incazzo. Perché già i fatti, gli atti, ma la storia dimostrerà, e comunque già i fatti e gli atti dimostrano, che io vengo da questo punto di vista colpito perché non avevo condiviso certe logiche e certe gestioni, e perché si sa che dietro il metano c'è sempre stata la mafia in Sicilia. Chiaro? La mafia! Quando la magistratura si deciderà ad ascoltare finalmente certe intercettazioni, e allora probabilmente si capirà il perché mi ritrovo in certe situazioni e il perché ancora certi personaggi continuano a fare i baroni in Sicilia. Ma siccome quella non riguarda la politica, perché se a me mi si diceva sei stato un amministratore incapace, sei stato un parlamentare che si è rubato lo stipendio e non ha fatto nulla, non ci ricordiamo di te perché in questi anni non hai mai preso la parola, come il 70% dei parlamentari, andate a guardare chi ha mai preso la parola in Parlamento, e poi magari risultano quelli che hanno prodotto di più. Perché? Perché come funziona? Quando il gruppo presenta un progetto di legge, chiamano tutti i parlamentari per firmare, in modo tale che poi si fanno le statistiche e si vede quanto disegni di legge ha firmato. Andate a guardare quanti interventi ha fatto in aula, quanti emendamenti ha presentato nella finanziaria, quante lotte ha sostenuto in Parlamento per determinate battaglie. Vedete che il 70% è zero. Zero. E quelli sono effettivamente i parlamentari di cui la gente si dimentica e che poi acquistano i voti in campagna elettorale o attraverso i meccanismi della clientela, ed ecco perché devono stare con chi comanda. Perché essendo incapaci, non sapendo fare politica a mani nude, perché non avendo niente da dire, perché non avendo valori, perché non rappresentando niente, hanno bisogno di stare sotto l'ala di chi governa la spesa pubblica, cari miei. E sono tutti quei soggetti che noi non potremmo mai accogliere nella rivoluzione. Ecco perché ho detto fin dall'inizio, parlamentari uscenti nessuno, perché De Luca quando ha fatto certe battaglie in Parlamento è stato lasciato da solo, e per dare l'esempio si è dimesso mettendosi sullo stesso piano di ognuno di voi candidati nella lista di Rivoluzione Siciliana. Ecco perché non capisco quando qualche amico mi antepone alla candidatura le garanzie, mi incazzo, mi indigno e gli dico vaffanculo, non sei rivoluzionario, vattene a far culo dai tuoi padroni, non puoi stare con noi, non puoi guardare negli occhi i tuoi figli dovranno essere figli a sputarti in faccia, perché non hai fatto nulla per cambiare la nostra terra. Questa è l'essenza degli uomini di cui abbiamo bisogno, caro Roberto, non ne abbiamo bisogno di altri. Per noi
il teatrino dei pupi e pupari. Non funziona. Non ci interessa. E in conclusione, credo che, al di là di tutto, se riusciremo, come io sono convinto, ora al di là di De Luca Mena, a completare questo progetto, a presentarci ai nastri di partenza, convinti, tranquilli, sereni, battaglieri, sei amici come Roberto Fiore, come Vittorio Sgarbi, anche come il professore Taormina, ma per chiunque voglia dare alla Sicilia, voglia fare un gesto d'amore e vuol scendere con noi nelle piazze, non solo a testimoniare, ma a cercare di arrivare al cuore dei veri siciliani in questa battaglia, benvengano, voi siete benvenuti, voi siete veri siciliani, voi siete esattamente quegli stranieri di cui la Sicilia invece aveva bisogno, perché non siete venuti qui a colonizzare nessuno, siete venuti a fare una scommessa invece per rendere e per affrancare finalmente la nostra sicilianità. E allora, cari amici, c'è poco da dire, noi andiamo avanti fino in fondo. Dica ancora a chi ha qualche perplessità che non c'è più momento e non c'è più tempo di avere dubbi. O sta dalla parte della ragione, dalla parte della verità, dalla parte della giustizia, che è la rivoluzione siciliana, o vada dai farisei, dai truffatori della Sicilia, vada con chi ha tradito il popolo siciliano. Noi porteremo avanti la rivoluzione, e viva la Sicilia e la rivoluzione che si affermerà.